Ospite d'onore della conferenza Ritorno alla Luna, organizzata venerdì 5 maggio alla Cavallerizza Reale di Torino, dall'Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica, con il supporto e contributo di Infinito e il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino, è stato Charles Duke, pilota del modulo lunare Orion, che tra il 21 e il 23 aprile 1972 atterrò sulla Luna. Il moonwalker Charles Duke è stato pilota collaudatore dell'aviazione statunitense. Astronauta dal 1966 al 1976 e capo comunicatore da Houston per il primo sbarco lunare del luglio 1969. In quanto riserva della missione Apollo 13, è stato poi assegnato all'equipaggio dell'Apollo 16. Qual è il prossimo step? Qual è il prossimo obiettivo? Well, eventually be Mars, I believe. That's the goal that most countries here on Earth want to reach. Credo che sarà Marte, questo è l'obiettivo che la maggior parte dei paesi del mondo vogliono raggiungere. I think before we do that, we're probably going to go back to the moon, establish a base on the moon. Credo che però prima di raggiungere questo obiettivo stabiliremo di nuovo una base sulla Luna. Torneremo sulla Luna e stabiliremo lì una base. Cosa si sente di dire ai giovani ricercatori e ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere questa affascinante carriera, indubbiamente affascinante, astronauta? What would you say to researchers and young people who are thinking of starting a career as an astronaut? My advice to young people is in students is to pick a career and a field of study that you really enjoy. Il mio consiglio a chiunque, soprattutto ai giovani studenti, è quello di scegliersi un percorso di carriera che sia qualcosa che a loro veramente piace, che godano. I find so many people, young people, that say, well, I need to study physics to become an astronaut. Vedo molti giovani che dicono sì, ma per diventare astronauta devo studiare fisica. But they don't really like physics. Ma in realtà a loro non piace granché la fisica. But they study physics. Però studiano la fisica. And then they get a physics degree and everybody cancels the space program. So they're no astronauts. E prendono una laurea in fisica, però poi il programma spaziale viene annullato e quindi non ci sono più astronauti. So pick a career that you're going to enjoy if you never make it to the astronaut program. Quindi sceglietevi una carriera che poi potrete godervi anche se poi non diventerete astronauti. Plus get the best education you can and take care of yourself. E poi un'altra cosa, procuratevi la migliore preparazione accademica che riuscite e abbiate molta cura del vostro corpo. And be prepared for a lot of competition. E siate pronti ad affrontare una concorrenza spietata. NASA is going through a competition now for a next group of astronauts. They had 18,000 applications. La NASA adesso ha avviato un nuovo concorso per la selezione dei prossimi astronauti. Hanno ricevuto 18,000 domande. And they'll probably take 20. E probabilmente alla fine ne sceglieranno 20. La prestigiosa presenza di Charles Duke è stata l'occasione per lanciare il programma di festeggiamenti per il decennale di Infinito, il planetario di Torino, inaugurato a settembre 2007. 10 anni di Infinito è il progetto legato alle celebrazioni per il compleanno del planetario e prevede una serie di eventi a Pino Torinese e a Torino, la pubblicazione di un volume che racconta in parallelo la storia del planetario e dell'astronomia negli ultimi 10 anni e un video promozionale. In questi anni abbiamo molto collaborato anche con le industrie spaziali torinesi, cioè la Thalassa Alenia Space. Abbiamo degli ottimi rapporti con altri enti di ricerca che sono l'INFN, l'Agenzia Spaziale Italiana. Quest'anno appunto stiamo iniziando con l'evento di quest'oggi le celebrazioni del nostro decennale. Come dicevo prima, la nostra attività si riferisce essenzialmente all'astrofisica e alla scienza spaziale legata in qualche modo all'astrofisica. Siamo in effetti l'unico science center italiano dedicato specificamente a questo tipo di attività. L'evento di apertura è previsto a Palazzo Madama a Torino giovedì 28 settembre. Un incontro